E siamo sempre ai microfoni di RBE Radio Bequit, siamo allo stand di Radio Bequit che è N146 Padiglione 3, se volete venirci a vedere, se volete venirci a trovare. Siamo ai microfoni, io sono Giorgio Almoti e stiamo facendo questa diretta che sembra un po' Emilio Fede mentre bombardano Baghdad. Siamo qui al Salone del Libro e stiamo aspettando, sentiamo già l'odore della cordite, delle macerie, no, non evochiamoli per queste robe, esatto, perché esatto. Mentre noi siamo qui a fare i cretini c'è gente che quell'odore lì lo sente e si sente la polvere delle macerie sulla pelle, una roba che ci fa schifo, possiamo dirlo, ma siamo qua, è anche scontato dire che ci fa schifo perché, certo. Però evidentemente non fa schifo a tutti, perché se queste cose continuano a accadere, continuano a succedere, qualcuno ritiene che siano plausibili. Siamo qui, sentite già delle voci. Io sono sempre qui in prima linea, l'abbiamo detto, abbiamo cercato di liberare Zero Calcare, perché stiamo raccontando un po' tutto quello che capita al Salone. Un'altra cosa che capita, io come intanto presento subito gli ospiti così li facciamo interagire. Uno è Vito Miccolis, che avete già sentito prima. Sì, sono rimasto qua. È rimasto qua, fatto è rimasto, fermarmi, l'abbiamo detto, dai, come ci fratelli, sono stato bene. Quindi. Anche perché avevamo citato, canzonando, abbiamo citato una serie di progetti che ci hanno visto insieme per anni sui palchi, ma c'è con noi Mauro Mao Gurlino. Mao, buonasera, grazie per l'invito, grazie. Senti che voce, Mao, lui ci azzera subito perché lui è la professionalità fatta. Cioè lui si manifesta e subito Radio Bequit mi dice: senti, ma perché cercano qualcuno a vendere i panini? No, ma tu non sei bravo, in giro, vabbè, esatto. Cioè comunque, che c'è. Mao, figura di spicco della produzione culturale, artistica di significativa, come Vito Miccolis, è stato il volto della televisione, è stato uno dei volti di MTV, uno dei volti importanti. MTV non ve la ricordate più, niente, si memorizza e si molla tutto. Voce radiofonica, dischi, libri, anche lui come tutti noi per campare fa 100 cose diverse. Io faccio anche il tosatore di cani, tra l'altro lo dico perché se qualcuno fosse interessato, Largo Orbassano mi ha portato un barboncino, io lì sulla panchina. Ma guarda che te li portano. Io sulla panchina mi faccio trovare, cioè, sono 20 euro a barboncino. Ovviamente il cane più grosso è già un'altra cosa. Dunque siamo qua, io sto dando delle notazioni rispetto al Salone del Libro. Ho notato che c'è una fila lunghissima ai bagni, è una fila di femmine, di donne. I maschi possono dire, molti non lo sanno e restano lì in fila, un po' gregari, possono dire no, permesso, andiamo al bagno dei maschi che è vuoto. Certo. Ma non è così vuoto come un tempo, perché noi diciamolo, siamo agevolati dal punto di vista ergonomico, ma c'è anche quella possibilità lì che dentro il bagno, a parità di volumetria, come negli autogrill, i maschi possono usufruire di quegli accessori sanitari a muro, sì, che quindi in sé ci fanno su l'urinatoio, quella roba lì che c'è nelle stazioni, sì, nelle stazioni col guardone che ti guardava sempre, c'è nell'autogrill, c'è, quindi arrivi, c'è subito a muro una roba che ti sbrighi, non li usa, cioè, c'è una specie di, ho notato nelle ultime generazioni una specie di ritrosia, c'è la fila e tu fai la fila a un certo punto e dici scusa, ma non usate cose, aspettano tutti di chiudersi nei tre bagni, quindi c'è questa roba un po' che io devo fare delle annotazioni su tutto. Però è vero, perché questo comunque è un aspetto sociologico. Che certo, io non mi ero mai posto il problema, non l'ho mai trovato una cosa disdicevole. Perché nella nostra generazione quella cosa lì ancora c'è, si faceva. Perché facevamo già da piccoli la pipì tutti insieme. Bravissimo. All'aperto. Ecco, cioè, poi c'era anche un po' meno la competizione sul... Sì. Chi ce l'ha... Sì, cioè, quella cosa lì c'era un po' meno. Sì, decisamente. Può essere che invece... Quelli più giovani sono un pochettino più... No, stavano tutti in fila aspettando i tre bagni chiusi. C'è un po' più di imbarazzo. Adesso io avrei potuto raccontare del Salone del Libro delle cose meravigliose che riguardavano i libri, gli editori, la narrazione, ma hanno colpito i cessi. Mi rendo conto che può esserci un problema. A me piace partire dal cesso, poi, perché hai detto bene, comunque è interessante. Come sì, ma chissà perché proprio quando ci siamo fermati a parlare di... Volevo parlare degli hot dog, poi ho pensato, cioè, che qua abbiamo tutti una fama arretrata che sono ormai sono decenni che ci partiamo addosso, cioè che, e di conseguenza gli hot dog li ho messi da parte e i panini e le bottiglie, cioè qua i prezzi sono quelli di quando uno rimane chiuso, che c'è un po' una trappola, no? È come
sì. Quei villaggi turistici che tu arrivi ti dicono no, ma ti cambiano i soldi. Infatti dovrebbero farlo qua con i token, così, cioè, no, ma sarà così nel posso futuro. Posso dire anche un po' l'autogrill così, o consumi qui tanto, o te la tieni, infatti nell'autogrill la fame, tu hai la sensazione, tu l'autogrill è l'unico segnale che hai rispetto al territorio perché sei chiuso, quindi tu vai nelle Marche ma sei nell'autogrill e dici qua sono queste le Marche, entri e c'è il chupa chups dell'autogrill, non è quello normale, è enorme. Il Toblerone è una stecca, cioè i Kinder, adesso sto facendo delle pubblicità, c'è tutto, la Nutella, è tutto, e tu dici ma sono una terra di giganti, c'è tutto surdimensionato, ma costa anche tutto come un mutuo, cioè una roba, certo. Io non riesco a nutrirmi l'autogrill. No, ma è chiaro, cioè, cioè ci sono queste cose grosse che servono a fare il richiamo, diciamo, per le allodole, ma poi il caffè normale costa tre volte. E il cappuccino, adesso c'è la trappola, se tu dici cappuccino, ti danno quello nella ciotola del cane, è enorme, devi dire cappuccino, cappuccione, perché cappuccione. Se tu non lo dici ti danno subito quello da un litro e mezzo, che poi tu guidi e devi fermarti all'altro autogrill, perché... Queste sono cose ormai, come dire, la postmodernità, non ci sono vie di mezzo. Io lo sapevo che avevo retto, avevo parlato di libri, di dischi, ma adesso siete arrivati voi, siete arrivati ai cessi dell'autogrill. Cioè, io sapevo che questa consuetudine però con voi... ci può stare anche un po', come dire, un po' di caduta, no? Perché sennò ma non è caduta, perché in realtà stiamo dando delle indicazioni, siamo un po' il trip advisor del Salone del Libro, diciamo attenzione ai bagni, attenzione ai panini, diamo solo delle dritte. Allora siamo al Mao, sei al Salone del Libro, tu libri ne hai scritti, abbiamo fatto anche delle cose che abbiamo condiviso, tu libri ne hai scritti, come li ha scritti lui e ce ne ha già parlato. Io dico. Uno ne ho scritto, però hai scritto quintali di pagine, io lo so. Quello sì, ho più parlato che scritto. Certo. No, ma lui ha scritto da sempre, infatti sono contentissimo che sia uscito con... Sì. Perché, come dire, lui è proprio un esempio, come dire, di quelli che sono gli scrittori che scrivono sui quaderni, quindi lui ha proprio una serie di quaderni che forse poi verranno... Parlavamo proprio del fatto che un giorno... troveranno tutto il suo materiale e dovranno cercare, come il nostro, perché siamo tutti pieni di... dovranno cercare di costruire, ma il suo è ciclopico. E quindi, diciamo, il fatto che abbia finalmente cominciato almeno a prendere questi quaderni, cominciare, come dire, a pubblicare qualcosa di scritto, per me è una cosa straordinaria e spero che, come dire, sia la stura di una nuova... Perché una hai detto produzione. La stura, ma perché stai... Tu uomo sei un incredibile. Para e non vado avanti. sei veramente uno che alza delle palle pazzesche. Io questo lavoro facevo, scusa. Ne abbiamo già parlato di questo canto... di questo canto celebrativo. Però adesso possiamo noi un secondo celebrare quello che volete. Celebrare te, nel senso. No, nel senso, ti dico, siccome io e Mao abbiamo scritto e registrato una canzone tempo addietro, questa canzone per motivi tecnici, anche perché poi c'era stato il Covid, non aveva potuto mai avere un video. E allora ci siamo detti, il pezzo c'è, manca il video, lo facciamo adesso che c'è la possibilità anche di collaborare con delle persone molto serie e capaci a fare queste cose, l'abbiamo fatto, però ci è venuto in mente, ma perché non facciamo una sorta di introduzione, no, a questo... Sì, speravo non lo dicessi. No, invece sì, è arrivato il momento, come dire... mettere anche un po' te sul piedistallo, sono tre giorni metti gli altri dai. E allora abbiamo detto, ma chi potrebbe farci questa introduzione? Io e Mao, che devo dire la verità, io spesso mi trovo d'accordo con le persone, soprattutto con i partner con cui lavoro, ma con Mao particolarmente. Ci siamo guardati insieme, abbiamo detto un, due, tre, Olmoti, ecco, è venuto fuori. Io vi ringrazio per questa cosa. E poi questo lo vedrà la gente, però volevo dire che sarai, cioè sei vicino a noi anche in questa cosa. In questa celebrazione della storia. Il videoclip uscirà a fine mese, quindi ci siamo, l'abbiamo... già girato, ha detto bene Vito, è stato in realtà era una canzone termini di stura l'avevamo già registrata, poi lui è stato sbrigativo sulla questione del videoclip, ma se vuoi te la possiamo raccontare meglio. Noi siamo qua, avete tutto il tempo che volete. Una felice coincidenza, perché tu sai che Vito poi è anche uomo di mondo, no? Quindi lui spesso il weekend siete va in entrambi giro. Uomini di mondo, no, lo è più il mondo di me. Che poi lui è signorino, scusa. Allora, è vero, praticamente in uno di questi suoi weekend dove vanno spesso in giro, sai, gente comunque ormai adulta, matura, c'è una violazione della privacy se vai oltre. Non ho ancora detto niente di
Allora uno di questi weekend, a un certo punto ci ricordava, sono stato in giro l'altro weekend e mi ha fatto una grigliata con i miei amici e mi ha fatto questo piccolo video così dove ci siamo divertiti. E insomma, mi ha visto questo video e fa, ma è un video da paura, scusa, ma com'è che fai? Ma io se glielo chiedo allora, perché abbiamo trovato, diciamo, quelli che potevano effettivamente in qualche modo tutelarci da questo punto di sì. vista, anche registicamente, e speriamo che sia l'inizio di una lunga collaborazione, perché l'abbiamo registrato in una carrozzeria. No, però scusa, adesso dal punto di vista della promozione, sì. tu sei su un uomo di spettacolo, l'abbiamo sì. detto. Ma tu invece di dire no, perché poi da Hollywood hanno visto i nostri materiali, no. Ma io ci invece tengo. Uno è andato a fare la grigliata, ma io torna, ci tengo, io ci tengo, è perché è importante che la gente sappia, lo che so, noi proprio abbiamo un percorso produttivo completamente diverso. Lo sto diverso, dicendo apposta, perché mi siamo anche di no. un po' per cieli e un po' per non morire, diciamo, l'abbiamo dovuto fare. Però noi siamo proprio da un'altra parte, perché uno dice ma la parte che va adesso com'è? È una parte che non ci appartiene. È una parte che non ci appartiene, lo so, infatti era provocatoria la mia cosa, perché come sapete io stesso vivo di questa marginalità che noi recuperiamo, siamo per il riuso, del dolore, di quello che resta, ma anche delle cose belle, delle cose, del sorriso che possiamo spendere con di lì. Detto questo, quindi avete dei progetti che condividete, avete dei progetti singolarmente? Stiamo parlando, usciamo un po' dall'idea del libro. Sì. Avete delle cose da raccontarci? Abbiamo un ottimo progetto musicale, che anche non dal è solo vivo, musicale, eh? Che è proprio un progetto anche come di spettacolo, e anche col fatto che Vito poi è un artista, come dire, poliedrico, e anch'io comunque mi cimento in diverse. Sì. Quindi facciamo degli spettacoli che soprattutto dal vivo sono unici, direi, perché poi non è mai lo stesso spettacolo, ogni volta è una roba diversa, perché interagiamo col pubblico, cioè lui soprattutto, e quindi con il trio Marciano, che dove c'è anche Enzo Mesiti, che insomma è il nostro bassista, il terzo, abbiamo ormai questo, diciamo, progetto musicale ma anche insomma artistico da cosa saranno due o tre anni. Sì, sono tre anni, dove appunto non solo la musica ma anche questa sorta di chiacchiericcio col pubblico, ma anche di una certa interazione dove ci mettiamo proprio i nostri caratteri, se io che Mao, sì. e quando c'eri anche tu, certo, nel caso di Canzonando, sì, sì. quindi anche era il tuo. C'era anche lo bue, ricordiamo anche lo bue. Senza certo. una particolare regia, però questa cosa funzionava, perché? Perché se tu stai un po' attento e senti cosa dice l'altro, hai un po' l'attenzione negli anni a lavorare con gli altri, tac, questo diventa poi un discorso, non c'è bisogno di... Certo, fare certo. sempre esclusivamente una scaletta, scrivere, per quello diceva Mau giustamente, ogni spettacolo è diverso da un altro. Ma io infatti ricordo che l'abbiamo fatto per anni, appunto ci vedevamo il giovedì sul palco, era diventato un luogo d'appuntamento, c'era tantissima gente che veniva proprio con ricorrenza, avevamo un pubblico fisso, e il giovedì noi ci proponevamo con questo contest che abbiamo già ricordato, che era Canzonando. Mi ricordo le prove, cioè mi ricordo che noi alle 6 ci trovavamo. In realtà quella era la parte che avremmo dovuto filmare, far vedere, perché quella era la parte in cui eravamo liberi, poi sul palco ci siamo divertiti, ma lì, cioè, mentre uno mangiava, poi arrivava il pollo fritto, esatto, arrivavano le cose, mangiavamo, poi il pubblico ci portava, evidentemente diamo questa sensazione di gente che va nutrita, il pubblico ci portava la lasagna, il pubblico ci portava il la parmigiana, resto, sì, è vero, sì, sì, succedeva proprio. Un complemento di cibo. Sì, sì, evidentemente, cioè, pensavano a questi quasi, c'era una roba, esatto, così. E quindi si era creata una comunità che andava un po' oltre quelle due ore poi sul palco. Se qualcuno volesse risentire quel sapore, avete delle date a breve vicine? Sì, abbiamo il 30 maggio, siamo adesso al birrificio Torino, anche in occasione del compleanno di questo locale storico, il primo birrificio, quello di Corso Palermo, insomma, certo. per intenderci. E poi abbiamo altre date a giugno, mi sembra il 20... insomma intorno al 20 giugno, comunque tanto sì, sui social resto sono date un po' fuori, quindi lontane, un po' scomode, sì. E poi forse presenteremo questo video anche al pubblico, certo. in una serata, però questo è ancora ci da programmare, sì, sì, certo, è imminente, certo. adesso diciamo è però è da programmare, sì. giusto per non dire adesso una cosa che non è poi verrete non è anche RBE a farlo vedere, no, sentire, volentieri, certo, volentieri, certo, volentieri, certo. Scherzo, vi aspettiamo, ma scherzo. Io ragazzi, se avete ancora un pensiero da spendere su questa grande macchina di produzione culturale, sul lavoro bianciardiano culturale che vedete qui, cosa ne pensate del salone? Forse lui l'ho già chiesto. Che idea ti sei fatto di questo salone? Ma diciamo che io tutti questi eventi di queste grandi dimensioni sono un po' fuori dalla mia portata, no? Nel senso, anche proprio per capire, per abbracciarli. Chiaramente
credo che sia un momento importante anche a livello, diciamo, di gente che porta, di contatti che porta. La cosa però che spesso, diciamo, mi sembra che quantomeno negli ultimi 20-30 anni è stata un po' messa da parte, invece dovrebbe essere il sale di questa, anche come se fossero un po' le radici che tengono insieme il terreno, sono proprio quel tipo di serate che noi abbiamo frequentato, che abbiamo anche praticato, e intendo dire quelle serate locali dove c'è un locale, c'è della gente che viene lì, che ti vede in faccia, ci sei tu che fai, questi sono, diciamo, questo è il vivaio. Certo. E noi, diciamo, in quello, come dire, io rivendico anche il fatto di aver voluto sempre lavorare in quest'ottica, perché credo che sia un'ottica comunque che io riesco a comprendere, ancora umana, dove capisci quello che stai facendo perché hai della gente davanti. Il resto credo che siano un po', anche se abbiamo frequentato anche altri canali, altri settori, e allora, il resto sia un po', diciamo, sì, una situazione fuori dal controllo, ecco. E allora ti chiedo, perché ne abbiamo parlato insieme a Claudio Petronella, già con Paolo degli Yo-Yo Mundi, ne abbiamo parlato con Luca Morino, ritenete anche voi che il Covid abbia in qualche modo messo una zeppa forte, abbia frenato questa vivacità che era quella dei mille locali, dove mille locali che poi non erano più mille già allora, sì, già erano diventati, sì, 900, sì, ecco, però, sì. Ma il Covid è stata, come dire, l'ennesima, una situazione che ha reso ancora più acuta una tendenza che era già in atto ma da almeno dagli anni 90. Ma come se parla bene? Pensi... Scherzi. No, se tu pensi anche soltanto, poi per carità siamo qui a Radio Bequit, però penso che noi possiamo parlare tranquillamente anche, che ne so, di tutti quelli che erano i locali, diciamo, associativi tipo Arci, AICS, sì, certo, che certo, col fatto della tessera permettevano comunque di avere al proprio interno una situazione dove si potessero fare delle cose dal vivo sostenibili, certo, in maniera sostenibile, certo. Oggi tutto questo qui è stato non solo, diciamo, completamente dimenticato ma del tutto ostacolato. Tu pensa che a livello burocratico, politicamente, praticamente un concerto da 50 persone che sono poi il sale di questo lavoro qua, è impossibile farlo, certo, perché tu devi pagare la SIAE, perché tu devi pagare l'EMPAS, perché tu non vieni neanche aiutato, vieni continuamente vessato. E allora questa è una cosa politica che va detta, dobbiamo esserne consapevoli, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di difendere questa cosa qui facendo il nostro lavoro in questi luoghi. Però credo che la gente se ne debba accorgere, perché è una questione politica, ci stanno completamente togliendo la possibilità, certo, di vederci in dei luoghi dove comunque la socialità è ancora umana, non è diretta da un maestro, certo, da un MC, perché quando sei più di 50 persone che devi fare? No, e invece è quella la cosa importante, secondo me, è da lì che si parte. Porto l'esperienza diretta proprio che riguarda me e Mao. Io racconto storie da 30 anni, Mao suona, canta, e l'abbiamo fatto tante volte insieme. Adesso nei locali, non voglio entrare nel merito, la gente mi dice, no, la gente si vergogna di dirmelo, e dice, vieni solo tu. Ma non perché non vogliono Mao, perché gli sta sulle balle, perché beve troppo e mangia troppo. Non mangio niente. Ma semplicemente perché quando io mi sono rifiutato sempre, io scrivo anche per la stampa, ma non ho mai voluto la tessera del giornalista, ma non ho neanche l'iscrizione alla SIAE. Di conseguenza io sono salvo, perché faccio un documento, perché la SIAE vuole comunque io scriva un documento in cui dichiaro di non essere iscritto, ogni volta lo devo fare. Però dico no, ma c'è Mao, bisogna pagare la SIAE. Perché la SIAE costa più di quello che eventualmente come rimborso, sì, certo, spesa potrebbero dare, certo, a noi. Questa cosa è una spesa non facilita, non sottovalutare, no, non facilita, no? L'esercente che dice guarda, se vieni ti do la cena e ti pago il rimborso spesa perché sei arrivato, non ci sta dentro, perché a sua volta c'ha 40 persone che vengono nel locale e quella roba lì non si... E io a quel punto non faccio nemmeno più io la serata, perché dico vabbè, scusa. Ma no, ma è una roba assurda, anche perché poi, diciamo, tutto il resto, diciamo, tutto il vivaio ormai viene, la funzione viene svolta da questi, cioè, cosiddetti talent, che sono praticamente, come dire, monumento al servilismo, nel senso che tu devi andare lì e aspettare che ci sia qualche divinità che ti dice giusto o sbagliato. Va bene, ci può essere anche quello, ma non solo quello. E che poi non tiene conto di un motore critico serio che possa valutarti dal punto di vista artistico, ti valutano. Ma poi ti deve valutare il pubblico, certo, comunque, certo, ti deve valutare il pubblico, devi essere messo nella condizione di fare le due cose davanti a un pubblico. Ma cos'è sta roba che la gente deve andare lì e sentirsi dire come a scuola, bravo, cattivo? Terribile, io vi avevo tenuto per ultimi perché dopo due ore pensavo faremo i cretini, diremo qua, state dicendo le cose serissime. Soprattutto è colpa sua, ha rovinato tutto. Ma io ero venuto con le lingue di Menelik, io volevo fare il cretino, lui che no, ha rovinato tutto, veramente. Scusate, guarda che c'è lì. Dice un bassista tremendo che sta, perché vedi, il Salone del Libro è anche bello per quello, perché poi è una piazza, incontri gente che non vedi normalmente.
Va bene, viene dopo, è abbronzatissimo comunque l'albo. Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Ma l'albo cosa fa? Fa il bagnino alla no, Liguria? Perché non lo so, non lo so perché lavora senza copertura, concerti senza... È andato a Napoli a fare un era un validissimo bassista, però l'avete visto passare, stava mettendo degli ombrelloni. Va bene. Validissimo bassista. Ragazzi, io ringrazio Vito Miccolis, ringrazio Mauro Gurlino. Viva la radio, perché noi poi siamo partiti da lì. Certo. Tra l'altro c'è l'imbarazzo che ci vedrete anche in video, perché siete filmati e che lì ce la giochiamo un po' peggio, però va bene, Però, va bene così. Grazie mille, grazie di cuore, ragazzi. Ciao.